Ciao raga! Ciao raga! Oggi faremo un bellissimo gioco, cioè ci sfideremo a 5 tipologie di stile. Bubi, sei pronto? Non tanto, non ho mai sfilato in vita mia, Katy. Che cosa mi vuoi far fare? Affari tuoi, affari tuoi. Abbiamo praticamente dei bigliettini da pescare da una ciotolina e in ogni bigliettino c'è scritto uno stile differente, ok? Ma noi abbiamo soltanto 30 secondi per cambiarci. Vabbè, me ne servono 5 di secondi, anche perché io al mattino, tra pantaloni, maglietta, pronto. Questo è vero, lo ammetto, però devi fare lo stile giusto e noi avremo anche una persona che farà da giuria e conterà anche i secondi. Ma prima voglio dirvi una cosa molto molto importante. Tutti questi outfit che vedrete oggi li potete vedere su 21 Buttons, ok? Che è un'app molto carina dove io ho fatto il profilo e presto la farà anche Bubi, guardate, dove potete scrivere tutti i marchi del vostro abbigliamento. Quindi se voi non sapete magari dove ho preso quella determinata pelliccia, c'è il tag del sito, quindi è una cosa bellissima, veramente fantastica, molto utile. Carina. Davvero molto utile, esatto. Ma anch'io voglio farla. 21 Buttons, certo che la fai anche tu. Ma ora bando alle ciance, presentiamo il nostro ospite di oggi. Ciao, oh, buongiorno. Ciao Adange. E oggi è qui con noi per insegnarci a sfilare, anche perché vogliamo fare questa sfida e dobbiamo farla nel meglio dei modi, quindi dobbiamo sfilare. Esatto, noi non siamo dei modelli, non siamo capaci di sfilare, invece lei è un'esperta, è una stilista designer. Le regole sono queste: io dovrò pescare uno di questi bigliettini su cui ci sarà scritto un genere, uno stile di vestiario. Dopo che dirò lo stile scelto, voi dovete correre e in 30 secondi cambiarvi e scegliere l'outfit che dipende dal tipo di stile deciso. È bellissimo. È bellissimo. In 30 secondi che cronometrerò diligentemente, esatto. E poi giudicheremo il risultato finale delle scelte. Ho l'ansia perché qui ci vuole anche un minimo di cultura, eh. Stile. Assolutamente. Io me ne vado. Ciao. Ecco appunto. Vediamo il prima senza cultura, vedere come sfila Luca. Vediamo. Dai, giochiamo. Dai Bubi, parti, sei vai, pronto? Vai Bubi. Che vergogna, raga. Magnum, insomma. Sei un uomo sexy, le donne sono lì che ti aspettano sotto al palco, un po' più sciallato. No, un po' più scimmio. Perfetto. E vediamo se. No, Bubi. Ok, forse è il caso di dare qualche consiglio a Luca, perché secondo me non ce la farà mai. Non ce la farà. No. Luca, al posto, a posto. Ce la farà. Okay. Comunque voi dovete giudicare, poi nei commenti braccia. Dovete dire, faremo anche il sondaggio. Ok. Così, tranquillo, vai, camminata, un piede davanti all'altro. Vai, non troppo fino. Sono bello, raga. Alla fine uno lavora con quello che ha, cioè non è che no, posa, bravissima. Non troppo lungo. Oh, secondo me sembra un po' uscita dagli anni 90. È vero, è molto anni 90. Ma anche la camminata. Stai indureggiando troppo. Però diciamo che se dovessimo fare un paragone. Va bene, ok, allora ho in mente una sfida, ora facciamo la camminata assieme e ci direte chi voi chi sfida meglio. Allora, siamo pronti? Siamo sfidone? Pronti. Fashionissimi? Carichissimi? No. Bellissimi? Convintissimi? No. Allora partiamo. Ho fatto solo figuracce. Aspetta, però mescoliamo. Perché mescola. Mescola. Ma tu li hai scelti gli occhi? Certo, chi se no? Vediamo. Cosa c'è? Nerd! 30 secondi, ragazzi! Nerd! 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 Okay. Nerd! Nerd! Ok, okay, vado. Partiamo! Via! Che cosa ho messo da me? Il panico! Allora, possiamo osservare queste due specie di esseri umani? Che nel panico più totale. Questo è tipo cose che volano, tutto che cade. Quanti secondi ci sono? Siamo 19. Ma come 20, 19? Sono pochissimi. 22.
18, 25, 27, 29, 30, stop, stop. No! Vediamo il risultato del primo esperimento. Luca, non vale! No, Luca! Ti ho visto. Ma non ho fatto niente. 10 punti in meno. Ma no, 10 punti in meno. Luca. Ma no, ho preso solo una roba in più. Vabbè, allora anche dai. L'ha fatto. Ma no, qui tutti che barano. Non va bene sta cosa. 3, 2, 1. Allora, collezione 2018. Il nerd. Lui e lei. Allora, vediamo la scelta di Luca. Allora, questo... più che nerd sarebbe più da football player, non lo so Luca. Però mi faccia molto college, non è che io abbia molte cose da... Non è che... Però secondo me dovresti vestirti così sempre. La mia patatina... Io ho dimenticato hai dimenticato pantaloni. Qualcosa di importante. Non ho fatto il tempo a mettere i pantaloni. Vabbè, i maschietti saranno contenti. Andiamo avanti. Boom! Postazioni, posizioni, tutti pronti? Io devo stare di qua. Luca deve sempre barare. Allora, 30 secondi io non ce la faccio. Punk! Go! Lanciano subito. La Katia ha paura perché non ha avuto i pantaloni. Adesso 10 secondi ragazzi. Dai. 15 secondi. Interessante, cose che volano. Qui si sente l'adrenalina ragazzi, qui è proprio la vita vera. 25, 26, 27, 28, 29 e stop. Pronti? Siamo pronti. Pronti? Look at number 2. Qua si vedono le persone, qua lo stesso che loro hanno. Avevo una pendina attaccata. E si sentono più a loro agio. Ah, ecco. Qui è più, siamo più nel vostro campo, diciamo. Ho messo anche tutta la maglietta strappata. Ah, ci sta. Guarda, Luca, mi hai sorpresa. Anche il taglio dietro, guarda che bello. Qui quando va di aria, Luca. Non ha problemi. Ma cosa? Lui fa solo rose. Luca lancia rose. Allora, la mia patatina ha scelto la giacca perfetta. Guarda, questo stile fashion panchettino con i piccoli touch dello scheletrino che non fanno mai male. Brava. Rapper! 30 secondi! Rapper! Io vedo tutti i corpi nudi, io vedo tutto. Vedo tutto ragazzi, qua c'è fuochi d'artificio, la tensione ragazzi. Ha rotto i pantaloni. Luca ha rotto i pantaloni. 28, 29, 30. Stop. Vediamo il risultato. Scusatemi. Sorella. Io vi voglio bene lo stesso. Questa piatto che la mia stima nei nostri confronti non si è proprio abbassata per niente. Questo look chiaramente è un vincitore che è abbastanza. È Bubi. No. Io? Perché? Ma perché, scusami? No, ma sai perché dici così? No, sai perché dici così? Io mi rifiuto di sta cosa. Perché stiamo andando avanti da troppo. Mi state... Tutta sta cosa è solo per prendermi in giro. Luca, il cappello! Luca, non mi interessa! Mamma, sempre, sei bambini, sempre. Fantasino! Oh, Crudelia de Mon. È un po' come fare l'albero di Natale. Ma come, raga? Guardalo. Il figlio di papà sta arrivando. Papà. Ma non l'ha detto via, però. Via? Vabbè, dai, l'ho colato. No, sono rotta la collana che è chiusa. Rompe tutto. Non si deve vedere. Quella è chissà che cosa ci dobbiamo vestire. Figlio di papà, Luca. Figlio di papà.
E ormai il cronometro è partito. Ma è sempre valido! No, il cronometro parte e lui non torna più indietro. È andata malefica. Io sento qua gente che respira, gente. Il tempo si sta fermando tipo adesso! Stop al tempo. Vedere i figli di papà. Come sono? Questi sono i figli di papà. Non ho fatto il tempo. I figli di papà in vacanza. Allora, figli di papà in vacanza. Abbiamo una versione in Panama, in vacanza. Manca il cocktail, però ci piace. E questo è un figlio di papà che ha avuto delle sventure con le proprie ricchezze. Non ce l'ho fatta. Cioè, se voi mi guardate di piatto, in realtà sono perfetto. Guarda. Cioè, in realtà sono vestito. Il problema è solo se mi gira. Siete pronti? Io sento... Io respiro l'adrenalina, ma perché è tutta dipesa dalle ascelle di Luca. Esatto. Quindi io la se l'adrenalina proprio la sto in un'esperienza capita totale di adrenalina. Country! Country! Come si mette? Country! Dai che è facile, country è facile. Country è facile. Country è facile. Country è facile. Country. I cavallini. C'è le balle di fieno. Le trecce. 15 secondi. Non ho niente. I cappelli di paglia, no. 20 secondi, 26 secondi, pantaloni, maglietta, camicia. Abbiamo un ninja country che probabilmente è caduto da cavallo e ha perso una scarpa. E abbiamo Paris Hilton country, l'estate number two. Io sono un cowboy. Sì, un cavolo. È un rapinatore, Luca. Sì, che stai dicendo? Sembra la donna della frutta. Cichita. Abbiamo finito, sì o no? Abbiamo finito. Stop. Finito. Finito. Ma grazie amore per essere stata qua con noi oggi, sei stata meravigliosa. Grazie a voi che mi avete invitato. Luca, grazie. No. Non è esagerato, Lidio, ma Luca! Mamma mia, okay. Comunque, una cozza, cioè. Comunque se volete andare a vedere le creazioni, questi abiti meravigliosi in latex che fa la nostra fantastica Nange, dovete andare sul sito Dead Lotus Couture e la trovate anche su Instagram, su Facebook, dappertutto. Tutto comunque metteremo qua in descrizione tutti i link. Poi vorrei ringraziare tantissimo 21 Buttons per questa app meravigliosa e ringraziamo anche D1 Milano per questi meravigliosi belli orologi, Gamis che ci ha regalato dei vestiti bellissimi e un ringraziamento speciale per Siret Street Heart che ci ha regalato delle sciarpe meravigliose. Grazie a tutti, raga. Veramente. In descrizione metteremo i link per poter andare a visionare tutti i prodotti che abbiamo utilizzato. Ricordatevi di spuntare la campanella qua in alto per essere sempre aggiornati sui nostri video e andate a visitare il sito della mia carissima amica Nange. Aspetta, Dead Lotus Couture. Aspetta, chiudiamo proprio questo video, siccome stavamo facendo tipo una sfilata, ok? Sì. Ma chiudiamola proprio come le vere sfilate. We'll be right back.